Diranno che sei vecchio. Ciao a tutti ed eccoci per una nuova puntata di Rock Politic. Negli ultimi anni in Calabrese abbiamo assistito alla lenta distruzione del settore primario e del settore secondario a favore di una terziarizzazione della nostra area del Calabrese. Questo è dovuto principalmente alla globalizzazione che sta coinvolgendo tutti i paesi del vecchio continente, in particolare anche la nostra area. Possiamo notare questa globalizzazione anche solo nelle ultime settimane col coronavirus. Molte imprese calabresane hanno trovato difficoltà a reperire materie prime dalla Cina. A questo punto spiega molto bene cosa vuol dire globalizzazione in calabrese. Il calabrese negli ultimi anni non è più diventata una meta di immigrazione per i giovani, ma è diventata una meta di emigrazione. Infatti per i giovani in calabrese è impensabile pensare a un futuro in questa regione, una regione che ha una media di età ben più alta della media nazionale. Questo fa riflettere e possiamo anche notarlo e vederlo nella classe politica delle nostre amministrazioni, dove i volti sono sempre gli stessi e quei pochi inserimenti di volti nuovi e giovani ci fanno pensare che siano stati fatti appunto solo per fini di propaganda politica. Io penso che sia arrivato il momento di dire basta a questa eccessiva terziarizzazione, basta banche, bar, ristoranti, hotel e basta a tutte queste piccole imprese che si stanno sovraccaricando nella nostra area e iniziare a pensare al settore primario, allo sviluppo del settore primario tramite infrastrutture decenti che permettono che i fondi stanziati dall'Unione Europea servano appunto a qualcosa. Poi al consolidamento del settore secondario, che è molto, molto precario ed è sempre stato il fulcro dell'economia canavesana. E poi uno sviluppo del settore terziario, un riordinamento del settore terziario, puntando soprattutto sull'energia e sviluppo sostenibile, sulla sanità e anche sull'informatica, che è sempre stato un settore tipico delle nostre aree. Infatti possiamo pensare già solo alla Olivetti. Quindi io vi chiedo se per voi questa idea è utopia oppure è arrivato il momento di iniziare a pensare a qualcosa per il futuro, per non rendere il calabrese un paese sempre, una regione sempre più arretrata. Grazie dell'attenzione e fatemi sapere nei commenti. Vecchio sì, e sei tagliato fuori.